Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi iniziamo un viaggio nella storia della fotografia. Naturalmente non sarà un trattato specifico, tutto preciso, anche perché sennò ci vorrebbe un video lungo 20 ore. Questa sarà una breve infarinatura, un breve viaggio nella storia della fotografia. In questo primo video vediamo alcuni eventi, alcune tappe fondamentali precedenti l'invenzione della fotografia. Pronti? Via! Ok, subito una breve premessa, una cosa che sanno tutti, fotografia deriva dal greco, dalle parole phos e graphē, scrivere con la luce. E la fotografia può essere vista come una tecnica per ottenere immagini reali tramite gli effetti provocati dalla luce su alcune sostanze sensibili. E sto parlando naturalmente della fotografia analogica, I raggi di luce producono dei segni sul materiale fotosensibile in modo latente, cioè l'immagine deve essere poi tirata fuori sottoponendo la superficie a un trattamento chimico. Bene, fatta questa rapidissima premessa, andiamo indietro nel tempo. L'uomo ha sempre voluto riprodurre la realtà attraverso immagini in modo automatico. Guardate qui la Cueva de las Manos, se si pronuncia così, la Grotta delle Mani in Patagonia, con gli inchiostri che erano spruzzati con la mano destra sulla mano sinistra che era appoggiata alla roccia. C'è chi pensa addirittura che l'uomo primitivo osservò il fenomeno ottico della luce, che attraversando un buco sulle pelli poste all'ingresso della caverna, proiettava sul fondo della medesima l'immagine che si trovava al di fuori. Per avere le prime notizie sul principio della camera oscura, bisogna attendere il filosofo cinese Mo Ti, verso la fine del V secolo avanti Cristo, che scrive a proposito di un'immagine capovolta generata dai raggi di luce passati attraverso un foro all'interno di una stanza completamente buia. Aristotele, successivamente, nel suo famoso mito della caverna, narra la creazione delle immagini tramite una sorgente di luce, il fuoco, che si trova dietro agli spettatori, gli esseri umani. Fu però il matematico e l'astronomo arabo Halazen, se si pronuncia così, nel 1038 a descrivere la camera oscura e il fenomeno fisico del capovolgimento dell'immagine. Il termine camera oscura però si deve a Giovanni Keplero, termine che definisce un ambiente completamente scuro su una parete del quale viene praticato un piccolissimo foro. Attraverso questo piccolo foro i raggi di luce provenienti dagli oggetti esterni si incrociano e proiettano sulla parete opposta l'immagine capovolta invertita di tali oggetti esterni. E più il foro è piccolo, più l'immagine è nitida, ma progressivamente sempre meno luminosa. E del resto, come la camera oscura, così funzionano anche i nostri occhi, perché sì, le immagini che colpiscono la nostra retina sono capovolte ed è poi il cervello che le mette a posto. La prima illustrazione della camera oscura si deve invece al matematico olandese Rainer Frisius. Spero sia giusta la pronuncia, che la utilizzò sia per l'osservazione degli astri, sia per osservare un'eclissi di sole il 21 dicembre 1544. E la camera oscura inizierà poi a essere utilizzata anche nella pittura, grazie agli studi sulla prospettiva del Brunelleschi nel 1400. Grazie ad essa, infatti, si potevano copiare i paesaggi proiettati sul foglio. Facile così, E col tempo alla camera oscura vennero aggiunti alcuni miglioramenti. Nel 1550 il matematico Girolamo Cardano aggiunge una lente per concentrare la luce ed aumentare quindi la luminosità, mentre nel 1591 Giovanni Battista della Porta propose l'uso di uno specchio affinché le immagini fossero dritte. È il concetto che sta alla base delle reflex moderne. E si pensa che addirittura Caravaggio, il maestro del chiaroscuro, avrebbe potuto far uso della camera oscura per ritrarre i suoi modelli. Infatti non faceva mai degli schizzi preliminari e molti delle persone da lui ritratte sono mancine, poiché utilizzando la camera oscura le immagini venivano proiettate al contrario sulla tela. E c'è chi afferma addirittura che usasse alcune sostanze chimiche per fissare temporaneamente l'immagine sulla tela così da abbozzarla. E arriviamo poi al 1657, quando lo scienziato gesuita Caspar Scott costruisce una camera oscura con due cassette scorrevoli, una dentro l'altra, con le quali si poteva variare la distanza tra la lente e il piano sul quale si formava l'immagine, così da poterla mettere a fuoco. Nel 1685 poi l'inventore tedesco Johann Zahn costruì una camera oscura con uno specchio messo a 45 gradi, che permetteva di raddrizzare l'immagine proveniente dalla lente proiettandola diritta sul vetro smerigliato, sul quale poi i pittori appoggiavano il foglio per riprodurre i paesaggi. E tuttavia non si riescono ancora a fissare automaticamente le immagini proiettate sul foglio, e così iniziano gli studi sui materiali fotosensibili. Attenzione però, perché degno di nota è un racconto del 1760 dal titolo Gifanti, scritto da tale De La Roche, che espone quelle che diventeranno le teorie fondamentali della fotografia, con così tanto anticipo. Intuizione che divenne ispirazione?
Bene ragazzi, questa era una rapidissima premessa sugli eventi antecedenti l'invenzione della fotografia e nel prossimo video ci addentreremo negli anni in cui quest'ultima nacque. Io vi ricordo che questa era proprio un'infarinatura veloce, per cui mi dispiace se non ho fatto una roba più approfondita, ma se no il video veniva troppo lungo, capitemi, comprendetemi. E niente ragazzi, io come al solito vi ringrazio di tutte le iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate. Vi ricordo che potete trovarmi anche su Facebook, alla mia pagina Emanuele Sorrentino PH. Dai, vabbè, basta, adesso basta veramente. Ci vediamo ai prossimi video ragazzi, sempre qui sul mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking, del quale prima o poi dovrò trovare un nome, perché non posso sempre dire ste cose lunghissime. Vabbè, ciao!